sul palco un mio amico, Luis. Vorremmo farvi vedere un video, una piccola cosa, uno piccolo spot di presentazione di Banda Larga. Ciao, buonasera a tutti. Grazie mille per essere qui. Grazie a tutti, sincero. Questa è una serata per presentarci, per presentare Banda Larga e le cose che porta. Vogliamo organizzare delle attività, siamo nati per questo, per organizzare degli spazi aperti, per aprire delle palestre, aprire degli altri spazi, così i giovani, noi giovani, ci allontaniamo dalla violenza. Vengo da un periodo passato dalle bande, ho vissuto un po' della mia vita nelle bande, ho trascorso tanto tempo, tante cose nelle bande e ho imparato che si forma quel gruppo di amicizia, si forma quel gruppo come voi formate con i vostri amici, un gruppo di amicizia, però alla fine, allo stesso momento, altri gruppi si formano e non vanno d'accordo, a volte non vanno d'accordo e si formano le risse. Tra i miei amici sono stati dei morti, tra i miei amici il mio migliore amico ha ucciso una persona e ora si trova in carcere di Chiavari. E con lui, insieme ad altri ragazzi che abbiamo le stesse cose in mente di cambiare, cioè di rimanere lo stesso gruppo di amici ma eliminare la violenza da questo gruppo di amici, abbiamo cercato di organizzare queste cose. Per cui è nato Banda Larga. Nata Banda Larga, come prima cosa siamo riusciti ad aprire un posto qua sopra, cioè al secondo piano c'è la palestra di pugilato, ci siamo messi d'accordo con l'allenatore di pugilato Villa Santa e piccole quote, 20 euro al mese, però è importante che i ragazzi vengano alle palestre e si allontanino dalla violenza. Vorrei farvi vedere il video del mio amico, vi dicevo, si chiama Daniele Ernesto Chavez, lui è un ragazzo sincero, è il mio migliore amico, giravo con lui da tutte le parti. Ve lo posso giurare, non è mai passato per la sua mente di uccidere una persona. Però purtroppo è capitato, purtroppo si è trovato in discoteca una sera così, ubriaco come una canna in più. E si è trovato quel ragazzo che voleva fare casino con lui. Come nascono tutte le risse fra bande, per cazzate. Lui ora è in carcere, si deve fare 12 anni di carcere, ha 20 anni. Ne ha già passato due e con lui mi sta aiutando tantissimo in questa cosa di appartare i ragazzi. Ora, se voi, non so se lo sapete, in corso c'è una risa, poco tempo fa hanno ucciso un altro ragazzo. Tra le bande sempre hanno ucciso un altro mio amico, non così caro, però io conoscevo tanto suo fratello, si chiamava Stefano. Stefano, un ragazzo di 17 anni, morto sempre per queste cazzate, sempre per le bande, e purtroppo quel ragazzo che l'ha assassinato, forse per uno sbaglio come il mio amico, non si è ancora consegnato, non c'è nessuno che paga per la sua morte. È un problema. Per quello è nata Banda Larga, per evitare che questi ragazzi si continuino a ammazzare. Io con la mia esperienza, i miei amici con la loro esperienza, stiamo facendo qualcosa per aiutare. Per aiutare in un piccolo modo, non possiamo andare da quei ragazzi a dirgli non fate casino perché anche noi abbiamo fatto casini come loro. Però sì, possiamo dargli un'altra strada. Per questo siete voi qua per raccogliere dei fondi per fare altre strade. Lui. Ci vuole il mio amico, 20 anni, il mio migliore amico e abbiamo passato tante cazzate. Ora non possiamo passarle più perché purtroppo lui è dentro. Uno dei gruppi hip hop più vecchi di Genova, ragazzi. Stiamo parlando degli Zero Plastica. Oh! Sì, ci siamo noi, Burita! Vogliamo sentire un po' di casino! Zero Plastica nel posto! Lotto di cuori! La Tunisia!
Sì, sulle mani a tempo, da sinistra a destra. Sì, è facile, ma quello. E quando dico zero, voi rispondete plastica, zero, zero. E quando dico zero, voi rispondete plastica, zero, plastica, zero. E quando dico zero, voi rispondete plastica, zero, zero. E quando dico zero, voi rispondete plastica, zero. Vorrei essere come Mozart, indipendente come Mozart. Con forza devo spingermi a un livello superiore. Mosso solo da passione per l'alcore. Componendo sangue con carta, quelle campi d'amore. Non si tenga mente un discorso fatto una volta dietro con ego. Chiedevamo perché il vecchio avesse scelto per entrambi questo luogo e questo tempo. Ma forse non è il caso averci messo dove il popolo è crescendo. Ora lo sento, lo conosco nel tuo segno come insegna quello. E come un pazzo, dove tu mi ha detto che non cresce un cazzo. Ho detto che sta strada con tu è sempre più in alto. E quando dico zero, voi rispondete plastica, zero, zero. E quando dico zero, voi rispondete plastica, zero, zero. Buongiorno, signore e signori, questo è rap genovese che c'è nei parchi di minori. Non risuoni, vuoi sbagliare fuori. Momenti che passi in questi cazzo di fricatore. E lui, hai capito mia sufficienza, ma non si tratta. Nel fondo le tue licenze, zero plastica. Hai capito uomo funziona, abbiamo più fuoco di un vulcano che si scogliona. E quando dico zero, voi rispondete plastica, zero, zero. E quando dico zero, voi rispondete plastica, zero, zero. E quando dico zero, voi rispondete plastica, zero, zero. E quando dico zero, voi rispondete plastica, zero, zero. Grazie, lo sapete.